Ben ritrovati su Teledacqua News, qui è il direttore Nicola Vallese che vi fa gli auguri di buon anno, un po' in ritardo. Siamo ritornati, stiamo apportando qualche miglioria al nostro sito, al nostro format, quindi a breve ritorneremo, vi sveleremo le molte novità che abbiamo in programma. Per il momento però ci teniamo a farvi vedere quello che è accaduto durante queste festività nei vari comuni e quello che ci attenderà. Iniziamo subito con Nzola dell'Emilia e andiamo a vedere come il comune ha festeggiato il Natale. Sunny Christmas. Gather everyone you know. Have a sunny Christmas. Take it everywhere you go. Decorate your near and dear. Fill your heart with love and cheer. Let it ring throughout the whole year long. Wrap the world with mistletoe. Rimaniamo ad Anzola dell'Emilia e vi facciamo vedere una interessante mostra che si è tenuta sempre a cavallo di Natale, una mostra dedicata alle immagini della pace e sono state esposte le fotografie di Luciano Nadalini che abbiamo intervistato. Prego il servizio. Thank you.
La mostra che qui è esposta è un racconto fotografico per appunti di 25 anni di iniziative di pace fatte a Bologna, sia in regione che a livello nazionale, sia anche all'estero, dei movimenti pacifisti contro la guerra. Partiamo dai primi segnali di guerra sugli attacchi di Gheddafi nell'86 contro Lampedusa fino alla fine della guerra dei Balcani, ai massacri in Kosovo, sia da parte dei serbi che da parte dei militari dell'UCK. È una mostra che vuole raccontare la possibilità al movimento pacifista di dimostrare che esiste, che può esistere ancora se lo vuole. Perché quello che succede oggi in Siria, dove la città di Aleppo è bombardata, è simile a ciò che succedeva negli anni 90 o in Cecenia o nei Balcani. A differenza di allora, la gente usciva di casa e manifestava contro la guerra in migliaia e migliaia di persone, mentre oggi probabilmente è più assente e crede che la questione della guerra o della pace si risolva con un mi piace o non mi piace. Io invece credo che sia importante che la gente faccia un passo oltre ai click del computer o del cellulare e con un buon paio di scarpe ritorni di nuovo in piazza a manifestare. Spostiamoci ora a Crevalcore, dove a Natale, come di consueto, sono arrivati i Babbi Natale in moto. E poi quest'anno c'è anche stata un'interessante novità legata al tema della beneficenza, della solidarietà. Infatti, i bambini delle scuole hanno realizzato delle borsine, o meglio, hanno colorato delle borsine. E mettendo delle frasi natalizie. Il ricavato, sarà destinato appunto alle popolazioni terremotate. Buongiorno a tutti, mi chiamo Stefano Bottazzi, sono il presidente dell'Associazione Commercianti Centro Crevalcore. Siamo qua in questa domenica pre-natalizia perché abbiamo organizzato attraverso i commercianti di Crevalcore un'iniziativa benefica destinata agli abitanti del paese di Amandola, colpito dal terremoto dell'agosto del 2016. La nostra iniziativa è assolutamente benefica, l'abbiamo creata per dare una mano agli abitanti di questo paese, ricordandoci che quando abbiamo subito noi il terremoto nel 2012, altre associazioni hanno fatto iniziative similari per aiutare noi. In questo caso ci sembrava giusto dare a nostra volta una mano. La nostra iniziativa è fondamentalmente molto semplice.
Noi abbiamo dato delle sportine di plastica che sono queste, dopo le inquadreremo meglio, le apriremo, alle scuole di Crevalcore, in cui i bambini hanno disegnato sopra queste sportine il loro pensiero natalizio, il loro disegno. Queste sportine poi sono messe nei negozi degli associati all'area 3C e sono vendute con ai clienti normali, persone normali, a cittadini, a non cittadini, a chiunque. Il ricavato sarà interamente devoluto a questo paese. L'iniziativa comincia oggi, è cominciata una settimana fa a dire la verità, e finirà il 6 di gennaio in concomitanza con la Befana. Noi siamo molto contenti di quello che abbiamo fatto, speriamo che il risultato sia equivalente all'impegno che ci abbiamo messo. Dobbiamo ringraziare dell'aiuto che ci hanno dato l'amministrazione pubblica, dobbiamo ringraziare la società che ci ha dato le sportine e che alla fine si è dimostrata veramente grande, perché non ha voluto nemmeno i soldi delle sportine, tutti i bambini delle elementari e il corpo insegnanti, perché anche loro organizzare 700 di queste sportine sembra una cosa da poco, ma alla fine ci abbiamo messo molto impegno. Siamo contenti, speriamo che abbia successo e speriamo che venite a comprarle, per piacere, perché è un aiuto che diamo a tutti. Adesso passo la voce al vicepresidente dell'associazione, perché siamo presidenti e bassa manovalanza di questa associazione. Buongiorno, Stefano Fiocchi, vicepresidente Area 3C, presidente Confesercenti per Crevalcore. Siamo contenti perché l'iniziativa ha riscosso un notevole successo, oltre a quello che ci aspettavamo, quindi fa parte di altre iniziative che l'amministrazione comunale in primis ha messo in campo appunto per supportare il comune di Amandola colpito dal terremoto, solo per un motivo: aiutare per non dimenticare di essere stati aiutati. Quindi buon Natale a tutti, venite a comprare le sportine per Amandola. Andiamo invece a vedere quello che è successo a Capodanno, a San Giovanni in Persiceto. Lo si è festeggiato con allegria, con uno spettacolo teatrale molto liberamente tratto dalla Cena dei Cretini, uno spettacolo dialettale, era presente anche il sindaco con la giunta e i consiglieri comunali, e ha voluto tracciare un breve resoconto sui primi sei mesi di governo e ha anche fatto qualche previsione su quello che accadrà nel 2017. Andiamo ad ascoltare, via con le immagini. Quello trascorso a San Giovanni in Persiceto è stato un capodanno in allegria con le risate offerte dalla compagnia Fuori Porta al Teatro Sociale. Caragna d'un cretenne, questo il titolo dell'opera messa in scena, è ispirata alla commedia La Cena dei Cretini di Francis Weber. Ad assistere c'erano molti persicetani, ma anche la giunta e i consiglieri comunali, che allo scoccare della mezzanotte hanno brindato coi prodotti offerti dalle aziende locali. Per il sindaco Lorenzo Pellegatti è stata anche l'occasione per fare il punto della situazione dopo sei mesi di governo e anche per gettare uno sguardo su quello che sarà il futuro della città. Buonasera, adesso siamo qui per
festeggiare la fine dell'anno. Lo festeggiamo dopo 6 mesi di amministrazione di questo comune. Lo stiamo festeggiando insieme a alcuni assessori e consiglieri e tanti persicetani che si sono avvicinati a noi e che ci stanno sostenendo. L'esperienza vissuta in questi 6 mesi è stata un'esperienza molto impegnativa ma affascinante e soprattutto ci ha visto partecipi e convinti di portare avanti un progetto per il bene di questo paese, un progetto sicuramente positivo e vincente. Abbiamo voluto proprio creare questa serata insieme ai persicetani proprio perché riteniamo giusto festeggiare con tutti loro e al termine poi avremo l'occasione a mezzanotte di stappare, fare un brindisi tutti insieme proprio nel significare che è bello stare insieme e condurre questo paese insieme e quindi noi ci teniamo tantissimo ecco, che i persicetani ci siano di fianco e che ci sostengano, per cui l'obiettivo di questa serata è proprio questo, incontrare da vicino i persicetani e festeggiare tutti insieme l'anno nuovo, l'anno che verrà. Ma sul 2017 che sta per iniziare abbiamo grandi aspettative, stiamo chiudendo il 2016 soprattutto in un'ottica di conoscenza e di avvio di progetti. Nel 2017 dovremo vedere i progetti che abbiamo messo in campo, cominciare a vedere qualche concretizzazione dai comparti, dalla viabilità, al nuovo progetto sulla viabilità sostenibile, alle piste ciclopedonali, ai tanti interventi che abbiamo in testa, che abbiamo messo in campo, dal volontariato alla sicurezza dei cittadini, assistenti civici e tanti progetti che abbiamo descritto in tutte le varie pubblicazioni che abbiamo presentato. Abbiamo tanta carne al fuoco, abbiamo ancora un po' di tempo davanti, probabilmente molte cose riusciremo a fare nel 2017, ma avremo alcuni anni ancora che per cui riteniamo di poter portare avanti tutto quello che ci siamo prefissati di fare. Adesso basta però, parlate di miei disgrazi, adesso, eccola quella lista, tanti in quanto se meno sta ben set, ma caro tragometti, sedanini e tortiglioni per costruire il mitico stadio d'Alara di Bologna, guarda mosse le belle. Sì, vabbè, ma la copertura della tribuna qui non è mica venuta tanto bene. Se le vai perché ho dovuto adoperare delle lasagne di Don Giovanni Rana. Torniamo ad Anzola dell'Emilia a vedere il consueto falò del Vecchione che simbolicamente brucia il 2016 e quindi dà l'addio al vecchio anno e accoglie il nuovo anno. L'assessore al bilancio Annalisa Roma ne ha anche approfittato per fare un bilancio appunto dell'anno appena passato e per ringraziare tutti quelli che hanno contribuito alla serata che si è svolta nella sala consiliare. Quindi andiamo a vedere quello che è avvenuto. Vediamo le immagini. Dell'Emilia possiamo dire che abbiamo provato a darvi un paese più vivo, un paese più, come dire, inclusivo e l'abbiamo fatto aprendo il nuovo anno con un gesto di generosità, l'acquisto del pulmino per il trasporto sociale dei disabili e degli anziani. Questo l'abbiamo ottenuto grazie ad un importante contributo di Carossa. Il progetto l'abbiamo intitolato Espressioni di solidarietà e si trattava di semplici donazioni di privati e di aziende che hanno permesso in pochi mesi, perché da maggio a dicembre siamo riusciti appunto, come dicevo prima, grazie al contributo importantissimo di Carossa, a raggiungere la cifra necessaria per l'acquisto di questo importantissimo mezzo. Poi abbiamo provato a parlare di sicurezza con i cittadini durante il 2016. Abbiamo, come dire, messo in campo il progetto della ZTL, abbiamo ragionato con i cittadini di questa idea per poi trasformarla in un progetto di controllo di telecamere
H24, cioè un controllo, non so se avete visto i lavori, stanno eseguendo in questi mesi, stanno concludendo i primi dell'anno nuovo, le telecamere entreranno in funzione e sanzioneranno quelli che sono gli automobilisti, comunque le vetture prive di bollo, assicurazione, o comunque verranno segnalate le auto rubate. Abbiamo pensato ai bambini, abbiamo riaperto la ludoteca all'aprile di quest'anno, importante traguardo, soprattutto si è richiesto moltissimo, magari non da voi, ma dalle vostre figlie, dai vostri figli, insomma, per i vostri nipoti. E poi abbiamo istituito il Pedibus per insegnare ai bambini che l'ambiente è importante e muoversi altrettanto. E infine abbiamo provato ad aiutare i giovani disoccupati mettendo in campo i voucher lavoro e fondi dei progetti europei che hanno portato sul nostro territorio due volontari che qua hanno insomma le operazioni quotidiane del centro giovanile piuttosto che come volontari sempre all'interno delle nostre associazioni. E quindi, come dire, le azioni che abbiamo intrapreso sono state tutte finalizzate allo sviluppo della nostra comunità, al benessere di tutti i nostri cittadini. Guardo l'orologio perché sennò qui prendo gli scopaccioni dal clock. Sono state, come dire, noi abbiamo provato a valorizzare quello che è il nostro territorio. Quello che è il nostro territorio, e nel fare questo l'amministrazione, devo dire che non è mai stata sola. Non è mai stata sola perché è sempre stata accompagnata instancabilmente da delle risorse fondamentali, il nostro motore, da tutte le nostre associazioni che hanno permesso di creare quindi cultura, aggregazione sociale, sport, sicurezza del territorio. E quindi questa sera, oltre ad aver fatto, diciamo così, come assessore al bilancio, un bilancio poco positivo dell'anno 2016 a livello nazionale, non posso che fare invece un bilancio positivo a livello locale di quello che è successo nel nostro territorio. La prima puntata del nuovo anno termina qui. Noi, come sempre, vi ringraziamo per averci seguito. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata, dove vi faremo vedere quello che stiamo preparando. Grazie a tutti, alla prossima puntata.